I ricordi di Shlomo Venezia, deportato ad Auschwitz, faceva parte dell'unità speciale costretta dai nazisti ad occuparsi della cremazione dei cadaveri. Sentiremo la testimonianza del figlio Mario, attuale presidente della Fondazione Museo della Shoah di Roma. Una rara e commossa testimonianza rilasciata a Giovan Battista Brunori. Noi eravamo, si può dire, normali quando siamo entrati. Man mano che passavano i giorni, noi non eravamo più noi. Eravamo completamente, il nostro cervello non ragionava più, e penso che sia una cosa anche normale che non possa ragionare a vedere delle cose del genere. Dieci anni dopo la sua scomparsa, le parole di Shlomo Venezia sono ancora vive nella memoria. Originario di Salonicco, in Grecia, deportato ad Auschwitz con la famiglia, la sua resta una delle testimonianze principali di ciò che è stata la Shoah, lo sterminio di 6 milioni di ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale. Racconto lucidissimo del sistema dei campi di sterminio nazisti. Quando Auschwitz viene liberata dall'Armata Rossa il 27 gennaio 1945, Shlomo è vivo, ma il ritorno a casa è comunque un dramma. Buona parte della famiglia era stata sterminata. Per ben 47 anni evita di raccontare pubblicamente ciò che i suoi occhi avevano visto ad Auschwitz e a Mauthausen, troppo doloroso, e rischiava anche di non essere creduto, come è avvenuto a molti sopravvissuti. Anche in famiglia, come ci racconta il figlio Mario Venezia, presidente della Fondazione Museo della Shoah di Roma, per molti anni solo racconti sporadici. Non c'è stata mai una narrazione compiuta, cioè un inizio e una fine. Sono stati degli spot, se usiamo questo termine contemporaneo, spot, elementi diciamo quasi casuali. E io credo di aver avuto la prima visione complessiva quando l'ho accompagnato su a Birkenau la prima volta. Ero già uomo adulto. Prima non mi aveva mai chiesto di andare, quindi non ero mai andato, poi a un certo punto mi ha chiesto di accompagnarlo e lì ho avuto, diciamo così, una visione complessiva. Lui stava in questo comando speciale che era appunto addetto a fornire assistenza ai nazisti nelle camere a gas e in particolare lui stava in una squadra che tagliava i capelli ai cadaveri, perché purtroppo dopo l'uccisione che avveniva nelle camere a gas, il comando generale aveva stabilito che tutti i beni dovessero essere requisiti perché appartenevano alla nazione tedesca, e tra questi purtroppo c'erano per esempio i capelli che poi, una volta tagliati, venivano utilizzati nel settore, per esempio per l'insonorizzazione dei sommergibili oppure per fare dei tappeti, e quindi ogni bene, parliamo dei denti, parliamo ovviamente degli oggetti personali, doveva essere requisito e messo a disposizione del Reich. Una gigantesca organizzazione messa in piedi dai nazisti per sterminare il popolo ebraico, considerato dalla delirante ideologia hitleriana il nemico principale da eliminare assieme ad oppositori politici, rom, omosessuali, malati di mente. Un girone infernale creato per distruggere le persone, ma anche per strappare loro l'identità, fino a farle diventare come oggetti. Al loro arrivo ad Auschwitz, nei carri bestiame, i deportati vengono registrati, spogliati di tutti i loro averi, completamente rasati. Non hanno più un nome, ma solo un numero tatuato sul braccio. Chi non viene ucciso subito nelle camere a gas e poi bruciato nei forni crematori subisce torture, fame, freddo, viene obbligato ai lavori forzati, esposto al sadismo senza fine dei nazisti. È stata scoperta una bambina piccola che stava piangendo, attaccata al seno della mamma che stava succhiando il latte. Si vede che la mamma è morta nel frattempo e il latte non veniva. Noi sapevamo già che la bambina non poteva rimanere in vita, e difatti il tedesco, quando lì è stata, che ha visto, portata da lui, e lui tutto contento, un colpo alla nuca, una bambinella, e la bambina è morta come sono morti parecchi altri in questa maniera.
Shlomo Venezia è stato uno dei pochissimi membri del Sonderkommando a non venire ucciso dai suoi aguzzini e a poter raccontare ciò che i suoi occhi hanno visto. Queste squadre, obbligate dai nazisti a occuparsi della cremazione dei cadaveri, venivano sterminate regolarmente per mantenere segreto ciò che avveniva. Shlomo ha trovato la forza di parlare nel 1992, accompagnando i ragazzi delle scuole in visita nei campi di sterminio. Una scoperta anche per il figlio, Mario, che lo ha accompagnato ad Auschwitz-Birkenau su richiesta del padre, in età adulta. Io ascoltavo, ero uno spettatore con gli altri, quindi non si è rivolto a me. Però ho visto questa grande forza, diciamo, ricambiata dai ragazzi. Quindi a distanza di tanti anni, lei come ricorda la figura di suo padre? Diciamo che forse lo capisco più adesso che non prima, sicuramente, perché prima, diciamo che un figlio pensa che il padre sia... Non è facile. Dopo che si è passato quello che ha passato lui, il fatto di aver voluto una famiglia dimostra che si crede nella vita. E questo valore ha trasmesso a lei? Sì. L'altro punto è sicuramente l'autonomia di testa, il pensiero autonomo, il fatto di guardare oltre, non fermarsi davanti all'evidenza, cioè andare oltre. Oltre gli stereotipi.